E non ha seguito quella che più volte è invitata a rispettare quelle regole di cui parlavo precedentemente. Possiamo dirlo, parliamo della pianura. Certo, i ragazzi esclusi della pianura, esordienti allievi, c'era contrasto, dicevano loro, col comitato regionale. Noi non siamo in contrasto assolutamente con loro, è una società come le altre che rispettiamo, aiutiamo quando è necessario, ma se loro hanno fatto certe scelte è anche giusto che poi ne paghino le conseguenze una volta che non hanno rispettato quelli che erano gli indirizzi della struttura tecnica regionale, con comunicazione e con decisione non presa dal Comitato regionale per quanto riguardava la regola, ma presa con le società in tempi non sospetti, prima di Natale, in una riunione con le società che hanno loro proprio voluto che questa regola fosse rispettata in pieno. Non ho fatto altro che mettere in pratica un obiettivo, quello che le società hanno voluto. Attenzione. Valerio Adamo, terzo al traguardo, anche oggi una gara di grosso sacrificio. Ci hai provato in tutti i modi, possiamo dirlo? Sì, ci ho provato ad andare in fuga subito dopo lo scollinamento della salita di Cesarano. Eravamo in tre, ma il gruppetto dietro non ci ha lasciato andare. Abbiamo preso la seconda salita di oggi, Maiorano, ma ho scollinato una quindicina di secondi dietro i primi e hanno lanciato la bici in discesa e sono rientrato su di loro. Hai pagato lo sforzo magari su Maiorano di Monte? Sì, ho pagato lo sforzo della fuga, però comunque sono arrivato in volata con i primi e sono stato battuto da Valletta, che è un buon velocista. Sono contento di andare così perché sono reduce del matrimonio e sono contento di andare così forte. Ti facciamo tanti auguri e aspettiamo la prima vittoria qui in terra campana, vittoria importante. Tu che sei campione italiano di gran fondo. Sono campione italiano di gran fondo e quest'anno, dopo tanti numerosi piazzamenti, ancora non è arrivata la vittoria, però aspetto che sicuramente arriverà. Antonio Valletta, le parole del pre-gara sono state ben auguranti, ma sostanzialmente ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, eri nella condizione giusta per poter centrare una vittoria di questo prestigio? Sì, diciamo che sto attraversando un periodo fantastico, vengo da due vittorie consecutive, diciamo che oggi è stata inaspettata anche per me, anche se ci credevo di poter fare una bella gara, però diciamo che quando arrivi lì sei sempre un po' sospettoso degli altri, c'è qualcuno che va più forte di me, ho perso qualche metro sopra la salita finale, Gradilli, ho cercato in tutti i modi di rientrare. È andata bene così, sono riuscito a rientrare e avere la volata è stata dalla mia. Però credo che tu abbia dato dimostrazione, abbia fatto un atto di forza sulla salita che portava a Maiorano di Monte, dove ti abbiamo visto addirittura fare l'andatura. Sì, è una salita che pratico spesso in allenamento e diciamo che ho scandito il ritmo anche per limitare i danni, perché mi avrebbe potuto dare fastidio l'andatura di qualche scalatore. E allora ho cercato di prendere in mano la situazione proprio per evitare che qualcuno potesse partire, potesse farmi trovare in difficoltà, e mi è riuscito, è andata bene. Una grande volata come al solito. Grazie, grazie mille, meno male. In gara ci sono state anche le donne, qual è il tuo nome? Lucia Pepe. Ah, Lucia, bene, ti abbiamo visto con un buon passo. Come è andata? Le tue sensazioni anche dopo la gara? Ma direi bene, diciamo il post gara va sempre meglio, nel senso che è un bel recupero. Quindi rimango poco a terra, poi mi rialzo subito. Come l'hai trovato il percorso? Abbastanza buono, salvo giustamente i tossi che c'erano, però segnalati, correttamente segnalati prima che arrivassero. La salita? Le salite erano abbastanza pedalabili, non c'erano grosse, diciamo, pendenze. Insomma, datti un voto. Ma direi su 10? 7 va, poi c'è comunque un miglioramento sempre da fare, bisogna sempre migliorare. Nicola ed Enzo Melone, parliamo di questa medio fondo che ha riscosso grandissimo successo, il Circolo Sant'Antonio, che ritrova un appuntamento di prestigio a distanza di 30 anni. Grazie all'impegno del presidente Tony Russo, grazie soprattutto alla vostra dedizione. Sì, ci abbiamo lavorato per tantissimi mesi. Ci credevamo in questa iniziativa, è andata bene, abbiamo sudato 7 camicie prima e durante, è stata una grande esperienza, noi siamo alla prima esperienza, è andato meglio del previsto, anche se ci sono state delle piccole defaianze che sicuramente correggeremo alla prossima edizione. Io già l'ho detto, sono stato fortunato perché la mia idea è stata raccolta al volo da Enzo, da Nunzio, dal presidente Russo del Circolo di Sant'Antonio,
dal presidente provinciale Giordano, da tanti amici. Adesso non riesco a citarli tutti, però ecco, oggi c'erano 100 persone che hanno lavorato e ci hanno creduto. Le forze dell'ordine erano presenti più del previsto. Che posso dire? Volevamo organizzare una festa e sembra che ci siamo riusciti. Insomma, 100 persone a lavorare e 300 iscritti, 300 partecipanti, non male per la prima edizione. Come prima edizione penso che ci possiamo ritenere soddisfatti. Speriamo l'anno prossimo di migliorarci e che oggi sia un giorno di festa per tutti. Sicuramente lo è stato, il grande Nunzio. Io volevo aggiungere una cosa, penso che la grande vittoria di oggi sia non tanto il campionismo, che comunque può interessare a poi, quanto vedere questa gente che sta qui a mangiare. Questa è una grande festa e questo ci conforta molto e ci dà la forza per andare avanti per i prossimi anni. Cercheremo di portarla in alto questa gara ancora di più. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e cedo la parola al nostro mitico presidente Nicola Melona. Si è detto tutto, si pensa già all'anno prossimo, no? Una battuta. Sinceramente sì, credo che... Cominceremo già a lavorare da domani. Credo di sì, credo proprio di essere una grande soddisfazione.